Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento mensile che Fountain Partners si porta alla propria cliente. Come di consueto partiamo da un'analisi dei dati macroeconomici statunitensi ed europei per poi passare a un overview di quello che è successo sui mercati finanziari nel mese di settembre. Partiamo quindi dai dati macro statunitensi. Riguardo alla politica monetaria segnaliamo il taglio dei tassi di interesse, dei Fed Funds Rate, a una fourchette tra l'1,75 e il 2% deciso nel meeting del mese scorso. Le motivazioni sono sempre le solite, ossia la bassa inflazione, le crescenti preoccupazioni circa l'outlook di un rallentamento dell'economia mondiale e la tensione US-Cina. Inoltre c'è da sottolineare che per la prima volta da 10 anni la Fed è anche intervenuta sul mercato monetario iniettando nel sistema circa 128 miliardi di dollari dopo le spike nel tasso overnight nel mese di settembre. Passando al GDP, ovvero al PIL, si conferma la crescita del 2%, dato non corretto rispetto alla seconda stima. Revisioni a ribasso sono state effettuate per il personal consumption, ossia i consumi personali, e per gli investimenti non residenziali, mentre invece le stime sono state riviste a rialzo le stime per la spesa pubblica federale e locale per le esportazioni. Importazioni invece sono state riviste a ribasso. Per quanto riguarda la produzione industriale, aumentata dello 0,6% su base mensile, molto meglio del consenso che si attendeva una crescita dello 0,20%. Il dato di agosto è il migliore da un anno a questa parte, trainato dall'aumento dell'incremento dell'industria manifatturiera più 0,5%. Per quanto riguarda l'inflazione è scesa dell'1,7% in agosto sotto le aspettative che si attendevano un tasso dell'1,8%. Tale fenomeno è ascrivibile al cosiddetto energy deflation. Il core inflation rate invece che non tiene conto dei beni ad alta volatilità come il food e l'energia è aumentato del 2,4%, il valore più alto da un anno a questa parte, ed è risultato anche superiore al consensus. Per quanto riguarda il Michigan Consumer Sentiment, ossia l'indice della fiducia dei consumatori elaborato dall'Università del Michigan, diciamo che ha registrato un incremento rispetto al mese precedente attestandosi attorno a un valore di 93,2 punti. Tasso di disoccupazione invariato al 3,7%, sostanzialmente siamo sui minimi dalla fine della seconda guerra mondiale. Bilancio commerciale, ovvero sia trade balance, leggero restringimento a 54 miliardi di dollari rispetto al dato precedente che era pari a 55,5 miliardi versus il consensus che si attendeva un dato di 55,3 miliardi. Esportazioni in aumento, mentre le importazioni hanno evidenziato un leggero calo dello 0,1%. Ora passiamo all'Europa. Crescita su base trimestrale confermata allo 0,2% nel secondo trimestre del 2019, in calo rispetto al quarto precedente che era pari allo 0,4%. Motivazioni della contrazione del GDP tedesco, stagnazione di quello italiano, rallentamento per quanto riguarda la Spagna, la Francia è l'unico paese che ha mantenuto il medesimo tasso di crescita registrato nel Q1. Per quanto riguarda la produzione industriale, calo del 2% su base annuale nel mese di luglio, peggio delle aspettative che erano pari all'1,3%. Il dato mensile conferma il trend negativo, meno 0,4%. Relativamente a quello che una volta era definito la locomotiva d'Europa o la Germania, passiamo in rassegna in esame lo ZEV, che è un indice di sentimento economico.
registra nel mese di settembre registra un forte aumento di 21.2 punti, attestandosi a un valore di meno 22.4 punti versus il dato precedente, che era pari a 43.6 punti, molto meglio delle aspettative che si attendevano un valore di meno 32.2 punti. Il survey degli analisti, il 47,4% degli analisti intervistati non si attendono nessun non changes nell'economia, il 15,1% vede un miglioramento, mentre il 37,5% si aspetta un peggioramento. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, siamo sul 7,4% del tasso di disoccupazione, il minimo degli ultimi 11 anni. Il consumer confidence, ossia la fiducia dei consumatori, vede un leggero aumento a meno 6,5 punti rispetto al dato precedente, che era pari a meno 7,1 punti a seguito del miglioramento delle aspettative delle famiglie circa la situazione economica generale. Trade balance, ossia bilancia commerciale, miglioramento a 24.8 miliardi di euro rispetto ai 16.9 del medesimo mese del 2018, battendo nettamente il consenso che si attendeva un valore di 17.4 miliardi di euro. È dato migliore dallo scorso marzo, frutto della forte crescita delle esportazioni più 6,2% e di quella meno marcata delle importazioni più 2,3%. E con il dato sul trade balance europeo esauriamo la parte relativa ai dati macro. Passiamo a un overview di quello che è successo sui mercati finanziari. Beh, dati molto positivi questo mese, soprattutto sui mercati europei, frutto anche dell'intervento della BCE. I listini americani, siamo tra l'1,5% e il 2% per gli listini industriali. Il Nasdaq fa segnare una performance di mezzo punto percentuale. Elsewhere, molto bene Tokyo, che supera il 5%. E ora passiamo ad alcuni trading ideas che abbiamo elaborato, abbiamo catturato. Per quanto riguarda il settore della componentistica auto in Francia, abbiamo fatto un trade su Plasticomium, siamo entrati a 21,95 il 3 settembre con stop loss in area 20, abbiamo preso profitto il 5 settembre, ossia dopo due giorni, a 24 euro, performance del 9%. Questa era sostanzialmente una chiamata tecnica in base al chart, al grafico. Per quanto riguarda invece il settore finanziario in Olanda, siamo entrati il 6 settembre in area 9,10 su ING e abbiamo venduta il 16 settembre a 9,73, performance del 7% in una settimana, anche questa è stata una chiamata tecnica, un buon news flow. Diverso invece il discorso per Thales invece è stato un discorso basato sui fondamentali, siamo entrati in data 16 agosto in area 100 e l'abbiamo venduta a 111 il 4 settembre, quindi in poco più di due settimane abbiamo portato a casa un double digit performance. Questo sono stati i soldi fondamentali e il fatto che proprio in data 4 settembre vi erano le presentazioni dei numeri del secondo trimestre. E con questo io vi ringrazio e vi rimando al prossimo appuntamento. Cordiali saluti.